Ciao a tutti gli amici di BC Sport, eccomi qui per raccontarvi cosa è successo nell'ottava tappa del Tour. Partenza da Dol con arrivo a Losanna, 186 km, due Gran Premi di quarta e due Gran Premi di terza categoria, con un arrivo finale scoppiettante. Ma partiamo dall'inizio, una fuga di tre componenti con Wright, Friesen e il nostro Mattia Cattaneo. Il terzetto viaggia regolare, arriverà a raggiungere 3 minuti poco più. Il gruppo non lascia fare, vuole controllare la fuga con la Jumbo Visma e la Bike Exchange. Una caduta del gruppo con 14-15 componenti e compresa la maglia gialla fa un po' spaventare, ma non è successo nulla di grave. L'inseguimento continua, si vede proprio che vogliono tenerli lì per chiudere la fuga nel finale. Cattaneo e Wright rimangono da soli negli ultimi 50 km, Friesen abbandona il drappello di testa. Solamente Wright negli ultimi chilometri proverà un assolo che durerà fino a 2 km dall'arrivo. Ma a 4,8 km dall'arrivo c'è l'ultima cotta, una pendenza media del 4,8%, ma con punte del 12%. Si capisce subito che la maglia verde vuole provare a vincere la tappa, ma Pogacar di certo non si fa intimorire. Una Jumbo Visma che ha lavorato tanto, con una Bike Exchange che è sempre stata davanti per un Michael Matthews che vuole provare a vincere. Negli ultimi 150 metri Michael Matthews ci prova, ci crede, ma un esplosivo Wout van Aert alza le braccia al cielo. Terzo posto per un Pogacar che sembra quasi non affondare, ma controllare la situazione. Comunque una terza piazza decisamente d'onore. Domani ricominceranno le salite vere, dunque continuate a seguirci e ci vediamo domani. Ciao!